adesso ci siamo, è Linda Galante all'ottavo posto, al settimo posto con il tempo di 16:44 per la dedicazione Treviso, Giulia Venegas. Al sesto posto con il tempo di 15:90 per l'atletica insieme New Foods, Sara Spada. Al quinto posto con il tempo di 15:59 per l'Athletic Club Firex Belluno, Noemi Petagna. Al quarto posto con il tempo di 15:49 per il team Treviso, Giulia Marin. Al terzo posto con il tempo di 15:40 per l'Isaac Tal Raffaisen, Isabel Bicoler. Al secondo posto con il tempo di 15:28 per l'US Quercia Trentingrana, Pamela Croce. E con il tempo di 14:84 per la Fondazione Bentegodi, Anna Polinari. E facciamo un bel applauso alle atlete, alle 8 atlete della prima gara premiata oggi, 100 ostacoli. Ringrazio anche il professor Ponchio, a cui chiedo... Terzo tentativo andato molto bene, alla quota di 3:50 per Massimo Zanetti. E siamo pronti per la partenza della serie numero 1 dei 100 piani allievi. Partita questa prima serie, Trivellato in seconda, Fortunato in terza, Parisi in quarta, Zortea in quinta, Basso in sesta, ma in terza corsia Francesco Fortunato Biotecna Marcon, che chiude con 11:61, tempo del vincitore. Quota di all'1:35 asticella del salto in alto, secondo tentativo fallito per Francesca Gorgoroni, Cus Pisa. E a questo punto possiamo presentare la serie con i tempi migliori, serie numero 200 piani allievi. Abbiamo in prima corsia per le Fiamme Oro Padova con un accredito di 11:45 Giacomo De Micheli. In seconda corsia per l'Atletica Trento, 11:02 il suo tempo di accredito Enrico Cavagna. In terza corsia per l'Atletica Malignani Liberta Sudine, tempo di accredito 11:42, Simone Mecca. Quarta corsia per il Coin Venezia, 11:44, Leonardo Verrati. Quinta corsia per Trieste Atletica, tempo di accredito 11:19, Joshua Piro. E in sesta corsia per l'Atletica Insieme New Foods, con un tempo di accredito di 11:15, Matteo Merzi. E quindi una serie assolutamente da seguire, perché tutti gli atleti hanno dei tempi di accredito molto vicini tra loro. Ed è partita questa seconda serie ed è in seconda corsia Enrico Cavagna che è davanti a Matteo Merzi, se la giocano sul filo, ma è Enrico Cavagna che chiude con il tempo di 11:12. 11:12 per il vincitore di questa serie dei 100 piani allievi.